Eccoci di nuovo, ciao Greg e ciao Gregari. Sono qui in compagnia di un amico, Beppe Baggi, che non è altro che il presidente del Registro Aurelia, a cui vorrei passare subito la parola perché ci spieghi perché siamo qui in questo preciso istante. Dunque siamo qui, spero di spiegare bene per cui, la ragione per cui siamo qui. Quest'anno ricorre il 70° dell'Aurelia, dell'uscita dell'Aurelia, e il Museo di Torino stasera fa l'inaugurazione di una mostra su questo avvenimento. Siamo qui in avanscoperta per vedere un po' come si svolgerà questa esposizione. Ci servirà come spunto di idee che ci faremo per una manifestazione che abbiamo in mente di svolgere a Milano. Per il momento ci auguriamo che l'esposizione, il tempo e gli spazi dedicati all'Aurelia siano degni di questo modello. Quindi vi saluto e ci sentiremo più avanti. Grazie Beppe, ora entriamo e dopo altro filmato con altre meraviglie. Ciao Gregari. Ciao Greg e ciao Gregari. Come promesso siamo all'interno del Mauto a vedere questa esposizione di Lancio Aurelia per i suoi primi 70 anni. Sentiamo un commento subito caldo dal Beppe Baggi, presidente del Registro Aurelia. Dici un po' Beppe, la tua prima impressione. Beh, la prima impressione l'abbiamo qui davanti, la prima impressione. Cioè gli estimatori di questa macchina già dalla sua uscita. Evidentemente sono delle persone che possono averla solo usata, ma il fatto che l'abbiano usata a quei tempi era già un qualcosa di interessante. Al di là di quello che è poi la parte cinematografica, no? Cioè, quello che ha fatto che fa più piacere è vedere che piloti come Hawthorn, come Fangio, come tanti altri abbiano utilizzato queste macchine per quanto riguarda il loro tempo libero. Questo fa vedere che la macchina era qualcosa di interessantissimo per quanto riguarda questo periodo. E quindi questo dà un'idea di massima. Ecco, non mi soffermerei molto sulla Brigitte Bardot perché penso che tutti la conoscano. Per me forse è stato fin da ragazzo. Fermati perché non è male. No, per me devo dire che questa foto, fin da ragazzo, quando ero studente, ha costituito una specie di dogma. Perché eravamo tutti innamorati di questa ragazza e il fatto di vederla su una B24 è stato uno spettacolo sempre che fa piacere. Il nostro giro per conoscere la storia dell'Aurelia inizia davanti alla prima... al primo modello che è uscito dell'Aurelia, cioè il modello B10 che uscì nel 1950. Era un'Aurelia questa con cilindrata 1754, 56 cavalli, con un motore 6 cilindri, però ci si accorse subito che il motore era troppo leggero per una macchina del genere. Quindi questo per un paio d'anni fu prodotta la macchina in questa maniera, dopodiché si passò a un modello successivo. Proseguendo nella nostra carrellata arriviamo a quella che è la mamma dell'Aurelia, la Lancia Aprilia Bilux Pininfarina. La Lancia Aprilia era stata messa in produzione negli anni 40, veramente prima della guerra, e poi negli anni 40 fin agli anni 50, e fu su questa macchina che si installò il primo motore dell'Aurelia e si fecero le prime prove. Come si vede la macchina è molto simile alla versione finale dell'Aurelia. Non mi soffermerei molto su questa macchina in quanto è interessante solo come prototipo. Questa è un'Aurelia B12 del 54. Cosa succede su questa macchina? Vengono modificate alcune modanature della macchina, ma quello che è più interessante è il fatto che la macchina aumenta la cilindrata, passa a 2266 cavalli, centimetri cubi, con una potenza di 87 cavalli, il che permetteva a questa macchina di... Scusate un'interruzione, ma continuo a registrare. Dammi qua. Scusa Beppe, ho trovato un altro nostro amico che vi voglio presentare. I più magari non vi darà niente questo volto. Lui è solamente uno dei due figli di Francesco De Virgilio, il progettista del motore della Lancia Aurelia.
possiamo avere l'onore, ci puoi dire due parole sulla persona squisita di tuo papà che io ho conosciuto, che serbo nel cuore, e qualche aneddoto, vai a ruota libera. Papà aveva una grande passione per la progettazione, quindi per lui era la sua vita, non voleva fare il direttore dell'ufficio tecnico, ma voleva disegnare. E quindi seguiva i motori in sala prova, andava a Bolzano a vedere le fusioni che venivano realizzate e lui era contento di poter pensare alla tecnica e non alle scartoffie. Ha avuto un bellissimo periodo con l'Aurelia, perché quando uscì tutti volevano essere acquistare un'Aurelia, attori, cantanti, sportivi. C'era la storia che quando corsero a Le Mans l'industriale e corridore americano Cunningham volle vedere l'Aurelia, che aveva ottenuto un grande risultato, e voleva comprarla sui due piedi. Papà gli disse: la macchina non è mia, non posso venderla, lei deve venire a Torino a parlare col proprietario Gianni Lancia e poi deciderà. E quindi Cunningham venne a Torino, acquistò una B20 e se la portò negli Stati Uniti. E farai un primo piano su questa meravigliosa stemma della cravatta della... a cui tu sei particolarmente... Me l'ha data oggi Giovanni. Bene, credo di aver detto abbastanza. Grazie. Continuiamo nella mostra. Grazie. Arriviamo adesso a quella che è la figlia dell'Aurelia, che è la Floride. La Floride è la macchina che Pininfarina costruì per se stesso e fu il primo, come possiamo dire, tentativo di modificare l'Aurelia. Ed è questa carrozzeria è quella che poi darà luogo alla Flaminia. Arriviamo a quello che è il top dell'Aurelia, che è la B24 Speeder. Questa è una macchina che è stata prodotta in pochissimi esemplari ed era una macchina che era invidiata da tutte le persone dell'epoca. Vi posso dire un episodio: io avevo mia sorella in collegio a Merate dalle dame inglesi e arrivò il padre di una di queste ragazze con una macchina del genere, bloccò il traffico per 2 ore perché era la prima volta che si vedeva una macchina di questo tipo. Quindi la B24 è un motore sempre 2005 ed ha la caratteristica di avere il vetro, vedete, il vetro curvo, mentre invece il modello dopo che vedremo, che è la convertibile, è col vetro rotondo, non curvato come quello della B. Qui la querelle è quale è meglio delle due, se questa o quell'altra. Qui sta ad ognuno poi sentire la macchina in mano e sentire qual è il suo, come possiamo dire, il suo piacere. Questa è la macchina che esce dalla B20, che fra l'altro non ho visto qua la B20. Cioè, non ho visto la B20, che è il coupé. Questa era una macchina che era, permettetemi l'espressione, da fighettoni. Era una macchina che faceva scena e faceva colpo. Pac. Allora, qui ci troviamo di fronte a una carrozzeria speciale della carrozzeria Balbo dell'Aurelia. Bisogna dire che l'Aurelia, quando uscì, fece talmente scalpore che tutte le carrozzerie più importanti dell'epoca vollero cimentarsi nell'abbigliamento di questa macchina. Evidentemente sono macchine che sono rimaste a livello di prototipo. Questa è sempre alla meccanica della B21 con una modifica interna dei collettori della Nardi che permettevano di avere una potenza aumentata. La cilindrata è di questa, è del 1991. A seguire qui ci troviamo davanti a una B50. La B50 è una macchina che nasce con il motore della B10, motore di 1750 cm3, ed è un cabriolet che all'epoca
fece molto scalpore. Era la macchina dei vescovi o degli attori. Tenete conto che con una macchina del genere Rossellini conquistò la Ingrid Bergman. E ha una caratteristica questa macchina, che il dietro è moquette, il davanti, purtroppo questa macchina ha sbagliato il davanti, è gomma. Perché? La grandezza delle portiere permetteva, soprattutto per i vescovi, di salire senza fare sforzi e senza rovinare le vesti. La macchina ebbe un grosso successo perché era concorrente della Mercedes e della Rolls a quei tempi. Questa è un'altra prova fatta da una carrozzeria italiana dell'epoca, e la carrozzeria Bertone fece questo prototipo che rimase prototipo unico solamente per la carrozzeria. Evidentemente non tutte ebbero il successo della B20 o della B24. Ci troviamo adesso di fronte a un modello speciale, carrozzato secondo gli usi dell'epoca, dove le auto americane erano molto di moda, e si usciva anche dall'Italia, dove allora c'era la giardinetta col legno esterno. Questo è un modello che è stato costruito in pochi esemplari, circa 46-47, ed è rimasta unica, penso, questa carrozzeria. Il motore di questa macchina qui è un motore della B10, 1991 centimetri cubi, con 70 cavalli. La macchina è una grossa rarità questa, e devo dire che è anche stata rimessa in ordine molto molto bene. Ci spostiamo qui invece per vedere una macchina che ha avuto un grosso percorso storico. Questa è una B20 che con questa veste ha partecipato alla Mille Miglia del 55 e si è ben classificata. Qui abbiamo una serie di macchine di Aurelie. Questa è la B20, prima serie del 51, a 1991 centimetri cubi, e fu realizzata in 498 esemplari solamente. Questa, se avanziamo avanti, abbiamo l'altra Aurelia B20 della seconda serie, che con la stessa cilindrata, 1991 e 80 cavalli, fu realizzata in 731 esemplari. La differenza fra quella della prima serie e della seconda sono delle modifiche solamente alla carrozzeria, e il cruscotto fu ridisegnato completamente dalla casa madre. Qui siamo davanti a ancora una B20 terza serie, esce nel 53. Le principali cambiamenti rispetto alla seconda sono l'aumento di cilindrata, che passa a 2451 centimetri cubi e 118 cavalli. Fu realizzata in 720 esemplari tra il 53 e il 54. Su questa furono innescati i primi grossi successi sportivi della macchina, in tutte le differenti manifestazioni cui partecipò la macchina. Arriviamo adesso all'Aurelia B20S, quarta serie del 54, e questa cilindrata 2451. Ecco, qui ha subito delle piccole modifiche verso dell'esterno, ha però le nuove sospensioni anteriori, che ora è a ruote semi-indipendenti del tipo De Dion, che fu una grossa novità per l'epoca. Questa qui aveva anche la disponibilità della guida a sinistra, perché, se non vi siete accorti, tutti i modelli che abbiamo visto finora hanno la guida a destra. La guida a destra era dovuta a quel tempo non tanto al fatto dell'esportazione in Inghilterra, questa è una leggenda metropolitana, ma era dovuta al fatto che non c'erano le strisce per terra, e i conduttori dovevano arrangiarsi col ciglio della strada, e quindi col ciglio della strada dovevano avere la guida a destra. La guida a sinistra fu introdotta per il mercato americano. Questa è l'Aurelia B20 quinta serie del 56, che mantenne la cilindrata 2451 e inalterata furono modificati un po' il cruscotto, gli strumenti, i coprimozzi alle ruote, tutte lievi modifiche. Il motore fu un po' depotenziato e diminuita la velocità massima.
nella macchina. E arriviamo all'ultimo modello della B20S, qui, sesta serie del 57, che, dove la grossa modifica sta nei vetri dove vengono aggiunti i deflettori. Il motore è sempre un 6 cilindri, 2451, e la meccanica è invariata. Mi auguro che questa breve carrellata su queste macchine abbia dato un'idea di come è evoluta l'Aurelia e di come è cresciuta. Aspetto tutti a vedere l'Aurelia in una prossima manifestazione che faremo, per quelli che non hanno visto Torino, a Milano, come registro dell'Aurelia. Adesso il nostro segretario Pozzi vi dirà esattamente le date e dove si svolgerà l'avvenimento. Grazie Beppe della presentazione precisa e puntuale. Vi ricordo, e la sorpresa è questa, che al City Life a Milano ci sarà un'esposizione di qualche modello di Lancia Aurelia il giorno 20 e 21 giugno di quest'anno, dalle 9 di mattina fino alle 23. Vi aspetto, per chi non conosce l'Aurelia e per chi conosce l'Aurelia, e poi giudicherete voi se la Lancia faceva macchine di pregio o meno. Caso strano, il mondo è grande, alla fine è piccolo. Signori, chi è che ho qua? Ho due personalità, non dello spettacolo, di più. Suona meglio? Sì. Allora, c'ho Cesare Fiorio e la moglie di Mannucci, che ho conosciuto di sopra incidentalmente. Adesso mi sono seduto qui a bere il mio prosecchino per tornare indietro a Milano. Allora, quindi, gentilmente hanno detto: va bene, per te possiamo dire due cose che potranno servire per chi verrà dopo di noi. A te la parola, di quello che vuoi, però della Lancia. Beh, prima della Lancia parlo di me. Allora, l'unica cosa che a me interessava era la competizione, le corse. Bello, mi piace. E siccome avevamo in casa una Lancia, ho detto: cerchiamo di seguire questa strada e di far correre queste Lancia. Poi l'unico pensiero che avevo tutte le notti prima di andare a letto, l'unico pensiero che avevo era: ma sti avversari domani come li freghiamo? Qual è il veleno che possiamo propinargli? Questa è l'unica cosa che mi interessa. Dopodiché è cominciata l'epopea della Lancia e abbiamo vinto 12 volte il campionato del mondo. Ridillo un attimo perché suona bene. Forse c'è gente alla Lancia che forse queste cose qua o le ha rimosse o forse non ha letto i libri. Prova a ridirmi, scusa. Abbiamo vinto 12 volte il campionato del mondo, di cui 3 nei prototipi in pista e gli altri con i rally. E questo mi fa tanta specie, questo marchio che io spero che un giorno... Dammi. Poi, sulle macchine che correvano nei prototipi in pista, abbiamo sempre solo usato piloti italiani, perché io spingevo molto per i piloti italiani, e con noi sui prototipi Lancia hanno corso i piloti di allora della Formula 1, che erano Patrese, Alboreto, Nannini, Fabi, Ghinzani, tutti De Cesare, tutti quelli che hanno e con noi hanno fatto molto bene. Lancia, marchio italiano con piloti italiani. E invece Ariella, cosa mi dici di tuo marito? Qualche aneddoto strano che non è che sanno in pochi, dato che io sono tuo amico, vero? Che mi puoi raccontare? Io ti dico un aneddoto di cui... che lui sa. Sì, ah! Cosa molto dolorante. E qual è? C'è stato un momento che Mario non correva e faceva un po' da facente funzioni di direttore sportivo, perché ho detto era andata alla Ferrari. Insomma, per fartela in breve, avevamo un camper con il quale facevamo assistenza. Ah, il 200, quello che vedo nei filmati. Lo sai che l'ho trovato da dove arriva quel camper lì, Ah, c'è ancora? Sì. E beh, dopo ti spiego. E insomma, siamo saliti in macchina io, la moglie di Munari e Mario che guidava, per andare alla prima assistenza. Durante il viaggio abbiamo parlato peste e corna di tante cose. Per esempio? Per esempio del dottor Bartoletti, insomma, di tante cose.
non cose compromettenti, ma insomma pesantucce. Quando siamo arrivati alla prima assistenza, viene Cesare, mi prende così e mi dice: Ariella, hai fatto una bella frittata però, perché tutti hanno sentito, perché noi eravamo collegati con i CB, con tutti i meccanici, con tutti, e c'era Luigino Podda che faceva grr grr per disturbare, capito? Perché, e lui è venuto vicino e mi fa: Ariella, hai fatto una bella frittata. Io gli ho detto: no Cesare, veramente ho buttato giù gli spaghetti, perché siccome nel camper, no, ma io non l'avevo interpretata, perché io nel camper facevo gli spaghetti, avevo la... E lui mi fa: no, la frittata l'hai fatta, perché guarda, mio marito, quando siamo saliti in macchina, ha schiacciato e si è dimenticato il tastino schiacciato. No! E per quello hanno sentito tutti. Io, guarda, c'è stato Nick Bianchi che non mi ha parlato per 20 anni, perché si è offeso. Adesso sì, parla. Ma adesso non l'ho visto più. Però ti dico, Cesare è venuto lì con la sua nonchalance e mi dice: hai fatto una bella frittata. Ecco, questa è una cosa che comunque è scritto anche sui libri. Allora ti faccio un'altra domandina. Tu seguivi tuo marito tutte le gare, come le mogli, cioè, da tutte le parti? Sì, sempre. Da quando ha cominciato a correre lui, che faceva il pilota lui per conto suo, ha cominciato nel 63, poi quindi è diventato, dopo la morte di Lombardini e durante il trasferimento è morto, no, come un Ari, e dopodiché Cesare ha cercato un navigatore, combinazione mio marito, proprio in quel momento aveva dato indietro la macchina al Jolly Club, perché dopo 5 anni costava troppo correre, lui correva da privato, capito? E il miglior risultato l'ha fatto, il quinto assoluto al primo rally dell'Elba, che l'aveva organizzato Betoi, ed era il primo tra i privati, pensa. E lì all'Elba c'era stata una, fai conto, 50 partecipanti, arrivati 20, perché c'era stata una selezione pazzesca. Ah, quindi non sapevo che... Mio marito ha cominciato come pilota, sì. E poi dopo, insomma, io l'ho sempre seguito, prima come navigatrice scarsa, perché non ho mai avuto tanto. E poi... mi facevi la navigatrice. Allora, vogliamo ringraziare i nostri gentili ospiti. Avete qualcosa da aggiungere? No, abbiamo detto tutto. Che è stato un piacere conoscerti. Sì, ecco. Amate la Lancia. Sì, viva la Lancia. Come dice viva mio Cesare. Padre. Viva Cesare, viva Ariella, giusto? E viva la Lancia, per forza. Lunga vita alla Lancia, lunga possiamo provare Lancia, a dirlo? Sì. Anche se non la pensano più così, purtroppo, in casa, però diciamo lunga vita alla Lancia, soprattutto se ci fosse qualcuno che vuole far ripartire un programma che era stato vincente. Allora speriamo che qualcuno di questi geni veda questo video e magari ci pensi, dica. Mancano i coglioni. Dica? Mancano no, i coglioni. Ce n'è tanti. Quei nomi lì. No. Vabbè, no, allora no, sento che la trasmissione sta buttando male. Ciao caro, adesso arrivo. E allora vi saluto. Si sta infiammando gli animi.